sono luoghi del mondo che sono abitati da etnie e popoli da millenni. Ci sono luoghi che appartengono a popoli da prima ancora che quei popoli avessero coscienza di se stessi. Ci sono luoghi, come il Sahara occidentale, che dal VII secolo d.C. fino al 1975 sono stati la casa di un popolo, il popolo Sahrawi, un popolo che prese gradualmente coscienza di sé nel corso della colonizzazione spagnola cominciata nel XVI secolo e ratificata con gli accordi di Berlino che nel XIX secolo ufficializzarono quella stessa colonizzazione. È una regione ricca di risorse, il Sahara occidentale. La situazione politica spagnola degli anni 70 costringe gli spagnoli stessi ad allentare il controllo sul Sahara occidentale, anche perché nel 1960 l'ONU aveva emanato una risoluzione sulla decolonizzazione anche dell'Africa. Nel 1975 la Spagna dunque lascia il Sahara occidentale e i Sahrawi ovviamente si aspettano di potersi autodeterminare padroni della loro casa. Ma avviene qualcosa che loro stessi non hanno calcolato, ovvero gli accordi ufficiosi tripartiti tra la Spagna, la Mauritania e il Marocco per spartirsi l'area. Nel 1973 intanto era nato il Fronte Polisario, il Fronte Popolare per la liberazione del Seguy El Amra e Rio de Oro, ma l'anno chiave è il 1975, è l'anno della Marcia Verde. 300.000 marocchini scortati dall'esercito invadono il Sahara occidentale con annessi bombardamenti cominciati nel 1976. Inizia la guerra e i Sahrawi vengono scacciati dalla loro terra verso l'Algeria. E c'è chi fugge in Spagna, in Francia, in Mauritania, chi rimane lì, in quei territori, in quella casa, in quei territori che oggi vengono chiamati territori occupati, dal Marocco. Nel 1976 nasce in esilio la RASD, la riconosciuta Repubblica Araba del Sahara Democratico, e nel 1979, in quell'anno, firma una pace con la Mauritania, che lascia dunque l'area. La guerra con il Marocco prosegue, fino al 1991, anno in cui si firma un cessate il fuoco dopo un piano di pace siglato nel 1988. Intanto, tra il 1981 e il 1987, il Marocco aveva costruito un enorme muro, lungo 2700 km, per dividere l'area del Sahara occidentale dal resto delle aree. Un muro protetto da mine antiuomo. Nel 1991 comincia la missione delle Nazioni Unite definita MINURSO, una missione per il referendum sul Sahara occidentale, un referendum che si sarebbe dovuto tenere nel 1992, ma che non ha mai avuto luogo. Oggi un decimo della popolazione vive in quattro campi profughi nel sud-ovest dell'Algeria, nell'area di Tindouf, nei campi di El Ayoun, di Hausserd, di Smara e di Dakhla. Il resto della popolazione sahrawi è persa e dispersa in una diaspora, in tutto il mondo. Abbiamo incontrato nel corso di uno degli appuntamenti di Parole Erranti Malaynin Mohamed Mofadel, il segretario dell'Unione dei giornalisti e degli scrittori sahrawi, per parlare della questione del popolo sahrawi e di altri problemi. Cosa pensa della posizione dell'operato degli organi di informazione, in generale internazionali, la stampa, la televisione, nei confronti della questione sahrawi? Semplicemente gli organi di stampa non fanno nulla. Credo sia una vergogna osservare come gli organi di informazione internazionale ignorino la situazione molto, molto seria del Sahara occidentale, che è ormai un vero conflitto internazionale, iniziato nel 1975, non venuto alla luce in questi anni, e che riguarda i Sahrawi, un popolo privato del suo territorio. Penso dunque sia davvero una cosa negativa che i media internazionali non diano il giusto risalto a questo conflitto internazionale. La società europea, secondo lei, è sensibile rispetto alla questione Sahrawi? Io credo che questa sia una parte del problema generale. Infatti la mia opinione è che l'Europa sta assumendo un comportamento molto ipocrita nei confronti del problema del Sahara occidentale. Infatti da una parte prende una posizione di condanna della violenza e a difesa dei diritti umani e della legalità internazionale nell'area, mentre dall'altra parte appoggia la politica espansionistica e di sfruttamento delle risorse operata dal Marocco ed ogni anno in maniera silente ratifica un accordo illegale stipulato dal Marocco che prevede lo sfruttamento della pesca e delle riserve di fosfati nel Sahara occidentale. Tutto ciò nonostante il Marocco violi i diritti umani ed esporti illegalmente le risorse della pesca e dei fosfati. Non capiamo dunque quale sia l'effettiva posizione dell'Europa nei confronti di questa situazione. Negli ultimi mesi ci sono state tantissime tensioni, a partire da quelle nel Sahara occidentale ad El Ayoun, per continuare in Tunisia e Algeria nelle ultime settimane. E che cosa pensa della posizione dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo nei confronti di questi disordini in Nord Africa?
Il problema reale è che le tensioni del Maghreb in questi anni non sono mai finite ed è quasi comico osservare lo stupore della comunità europea dinanzi alle tensioni di cui in questi ultimi mesi si parla, ovvero quella del El Ayun in Tunisia e in Algeria, perché queste tensioni ci sono sempre state. Ci sono da sempre delle dittature, in Tunisia il popolo è da sempre in lotta per i propri diritti contro la classe dirigente e contro il governo. Come in Marocco si sono sempre verificate violazioni di diritti umani, politici, economici, come quello contro i Sahrawi. Soprattutto queste cose sono sempre accadute con la connivenza della Francia, con il silenzio della comunità europea, è quindi strano vedere lo stupore per questi fatti, perché noi li abbiamo sempre vissuti. Il comune di Ravenna e la regione Emilia-Romagna sono da anni impegnati in programmi di cooperazione internazionale nei campi Sahrawi. Pensa che questi programmi siano abbastanza o si debba fare ancora di più nei confronti dei profughi Sahrawi? Credo che i progetti di cooperazione internazionale portati avanti in questi anni dall'Italia siano davvero ottimi, soprattutto quello che ora si fa nelle scuole, nelle università per informare su quello che accade nel Sahara occidentale, perché credo sia fondamentale educare ed informare la popolazione in generale. Detto questo, penso che da parte dell'Europa ci sia ancora bisogno di fare molte cose e soprattutto di molto lavoro da fare qui, nei vostri paesi, coi vostri governi, per adottare misure a favore dei Sahrawi e per assumere posizioni onorevoli nei confronti della questione del Sahara occidentale, così come già si fa per altri contesti internazionali, vedi la Palestina o altre, per cui i vostri governi assumono già posizioni nette e chiare. E la stessa cosa deve accadere per la comunità europea e per le Nazioni Unite. Il popolo italiano e gli altri popoli devono controllare i propri leader e i governi. Il vostro governo, per esempio, come si vede dall'estero, sta commettendo molti errori e voi quasi sembrate dormire e non fate nulla. La gente in Africa è molto attenta alle questioni di democrazia e diritti. Ha altri problemi, è vero, come combattere la fame e la povertà. Voi invece avete tutto, sareste tranquilli, ma non sembrate attenti. È tempo che i popoli liberi, le nazioni liberi, si diano una svegliata.